Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo vlog! Siamo in macchina ma non stiamo andando a fare la spesa. Io ho la mascherina che non sta giù. Stiamo andando ad Acqui perché Giorgia deve farsi aggiustare gli occhiali perché lì si è levato un cosino di quelli che si appoggiano sul naso. Poi la porto dalla sua amica Nicole e poi io e le bambine piccole andiamo a fare una sorpresa a Sara. Quindi adesso guido, se no ci andiamo a schiantare e noi ci vediamo dopo. Eccoci, allora Giorgia l'ha lasciata dalla sua amica, siamo arrivate da Sara, la sorpresa è andata in porto perché lei non si aspettava che io ero qui e quindi niente, quindi sono proprio contenta e niente, via si è addormentata, ovviamente non ho la cintura perché me la sono levata adesso che siamo arrivate qua, quindi adesso io vi saluto davvero, ci vediamo dopo quando torniamo a casa. Ciao! La macchina sempre col mio cappellino storto. Stiamo uscendo. Siamo usciti, siamo partiti. Adesso abbiamo un sacco di giri da fare. Il primo, la cosa più importante è andare a fare l'abbonamento per Manuel per il pullman perché da lunedì per una settimana, giusto? Torna in presenza, quindi andiamo a fare appunto l'abbonamento, così almeno va giù e torna su col pullman e poi mano a mano vi dirò quello che dove stiamo andando, quello che dobbiamo fare e niente, un sabato in giro per il mondo praticamente, no, per il mondo no, però in giro per fare delle commissioni. Para farmacia, ma avevo mandato il messaggio se mi preparavano la roba, la dovevano ancora finire di preparare, quindi siamo venuti al Galassia a prendere due cosine e poi andiamo anche dai cinesi a prendere altre cose e poi torniamo in parafarmacia. Però adesso andiamo al Galassia. Allora, siamo passati dalla Krios, però purtroppo non c'erano i, come si chiama?
La farfarina anch'io sì, senza glutine, quindi siamo venuti al Bennett. Intanto in parafarmacia non c'era la pasta sfoglia senza glutine, perciò la prendiamo adesso al Bennett. Manuel è rimasto in macchina e invece io, Pia, Giada e Sabrina, che adesso è in bagno, siamo entrati dentro. Che cos'hai, Pia? Sei tutta rossa. Che c'è, amore? Hai sonno? Eh? Hai sonno? Oh, poverina sonno! E niente, quindi adesso andiamo a prendere queste due cose e poi andiamo all'Eurospin. Ah, prima da Wawa e poi all'Eurospin. Abbiate visto, abbiamo mangiato. Adesso vi facciamo vedere quello che abbiamo preso da Wawa, dai cinesi. E partiamo da questa cosa qui, che è la più grande. Abbiamo preso la ciotola per il micio, così avrà la sua ciotolina per l'acqua, la sua ciotolina per ciotolina, sì, per i croccantini, e la ciotolina per la pappa. E così almeno anche con questo vassoietto rimane tutto più pulito. Poi lì ci sono, come vedete, uno giallo e uno azzurro, due bastoni, uno per il mocio e uno per il deragnatore. E poi vi farò vedere perché, a cosa mi serve. Poi ho preso queste pagliette con il gancio, con, c'è scritto, con l'impugnatura come si chiama? Paglietta. Poi uno scolapasta un po' più grande, medio, diciamo, per Maurizio Gabriele. Poi abbiamo visto tantissimi video di pulizie di queste ragazze americane e loro usavano una spazzolina così, insieme a quelle lì normali come usano loro. C'era anche questa qua con la faccia. E quindi hanno scelto di prendere questa. Poi È bellissima. lì il mocio, il colore l'ha scelto Giana. Poi la ciotola nuova per Oggi, perché quella che ha si è rotta. Poi delle spugne, perché le ho finite. Poi questo è da mettere attaccato all'anta, del mobile sotto lavandino, per metterci dentro appunto le spugne, quelle che si stanno usando in quel momento,
il detersivo per i piatti, quindi mi è sembrato molto carino e utile. C'era solo o rosso o bianco, abbiamo optato per rosso. Poi questo scioglighiaccio. Poi questo scioglighiaccio istantaneo, così lo tengo in macchina e al mattino, se il vetro è ghiacciato e noi scendiamo tardi, lo posso sciogliere velocemente. Poi ho preso questo set di cacciaviti per orologio. Boh, ma a me interessava il cacciavite. Perché ho preso questi, però poi mi è venuto il dubbio e se non vanno bene, così ho preso anche questa. Mauri, non resteremo mai senza. A posto siamo. Poi, sempre visto da questi video delle ragazze americane, ho preso anche questo. Io non l'avevo mai usato. Non so se qua ci si può mettere il detersivo e penso di sì. Comunque sembra fighero, sinceramente. È uno spazzolino lavapiatti con erogatore di detersivo. Adesso piccio i cani. È bello, eh? Anche loro ce l'avevano e mi piaceva. Poi ho preso queste spugne fatte così che dove c'è il grattagratta lì ci sono i disegni delle mele e dei limoni. Poi questi spruzzatori vuoti per metterci dentro l'ammoniaca e la candeggina per spruzzarla sul muro per pulire, per uccidere il fungo, eccetera, eccetera, come mi avete anche consigliato voi. Lo rompi e poi per andare a sistemare la cucina ho preso questi contenitori. Probabilmente vedrete prima il video dove sistemo la cucina e uso questi contenitori di quando vedrete questo video, questo vlog. Però fa niente. Ho preso questi contenitori, li abbiamo presi in quattro colori. Fosse stato per me, li avrei presi anche tutti azzurri, però non mi sembrava il caso. Per me, da mettere sia sotto il lavandino per metterci dentro le spugne e altre cose che magari mi serve, che stanno tutte qua, se no poi le perdo per strada. E anche invece qualcun altro per. Da mettere nel mobile per metterci dentro tipo tutte le formine per i biscotti oppure tutte le cosine da pasticceria per andare a modellare, non so, tipo la pasta di zucchero oppure fare disegni sulle torte. Quindi da Wawa quello che abbiamo preso è tutto qua, fa anche rima. E adesso faccio il video spesa per la roba che abbiamo già comprato. E poi dobbiamo andare all'Eurospin, tanto nel frattempo arriva Maurizio e andiamo a prendere le cose per fare il sushi domani. Allora, siamo di nuovo in macchina. Cosa fai con questo coso qua? E lì c'è anche Sabrina. Fatti vedere con una mano. Accendi almeno la luce. Vabbè, comunque, praticamente Maurizio è arrivato, Pia si è addormentata e quindi l'abbiamo lasciata a casa. Andiamo solamente noi tre un attimino all'Eurospin, tanto non abbiamo tantissime cose da prendere. Un momento, ammazzo il gatto. Oggi è una brutta giornata. Ciao Mimi! Cosa è successo di altro di brutto? Ciao Mimi! Mamma, cosa è successo di altro di brutto? Ciao Manuel! Cosa è Vai in casa, successo? su che ti abbiamo comprato le ciotoline nuove! Crota, sono ciotoline! Ma come no? Sono ciotoline! Comunque, a parte questi momenti di pazzia, adesso andiamo appunto all'Eurospin, non abbiamo tante cose da prendere, quindi facciamo sicuramente presto, spero. Saremo veloci Ci come sarà tanta Flash. gente magari, perché è Flash. sabato, Flash. però non abbiamo molto da prendere, in particolar modo c'è la roba appunto per fare il sushi domani. È poco perché. Quello è lo zio. Niente. Ciao, ciao, zio.
Vabbè, che le alghe ce le abbiamo, quindi devi... Sì, dobbiamo prendere solo proprio la roba da metterci dentro. E, tranne appunto la polpa di granchio che l'abbiamo presa al Bennett. E l'avocado. E l'avocado, perché ce l'abbiamo già. Dobbiamo andare a prendere l'altro pesce, le altre cose da mettere dentro. Il riso ce l'abbiamo già. Sì. Che l'avevamo preso al Lidl. No, l'ho portato su. Ah, ok. E quindi niente, andiamo a prendere queste altre cose che ci mancano e poi andiamo a casa, quindi ci vediamo dopo. Più una quarta e boh, ci siamo svegliati, questo qui è l'interno del plum cake, qui secondo me è rimasto un pochettino crudo, non mi sembra che sia venuto proprio perfettissimo, non capisco se è stata colpa mia perché il forno magari non era alla temperatura giusta, perché non si è... Perché dovevo uscire alle 11.53? Io quando l'ho tirato fuori? Alle 11.50. Vabbè, 3 minuti. Oppure se perché l'ho lasciato ancora nella teglia, non lo so. Comunque l'abbiamo già assaggiato, come potete ben vedere da quanto ne manca, ed è molto molto buono. E niente, basta questo. 5 di... Secondo me bisogna metterla a 180 per 45 minuti. Lo proverò a rifare e proverò a fare così, perché a 170 gradi non mi è piaciuto. Comunque, adesso Sabrina sta facendo i compiti e io vado a mettere a posto la cucina e mettere su il riso per il sushi. Io ne ho fatto 2 kg e sono andata a sciacquare con l'acqua, l'ho lavato bene. Adesso vado ad aggiungere il doppio dell'acqua del riso, quindi se ho messo 2 kg di riso vado a mettere 4 litri d'acqua, ma mi sa che in questa pentola non so mica se ci stanno, devo cambiare pentola. Adesso che
abbiamo fatto questo, lo lasciamo lì a cuocere fino ad assorbimento. Io non so quanto ci metterò, visto che il fuoco va a manovella, aspettiamo e vedremo. Nel frattempo finisco di mettere in ordine. Adesso andiamo a preparare il condimento per il riso, che andremo a mettere dopo che si è raffreddato quasi completamente comunque. E io ho aumentato le dosi perché ho fatto 2 kg di riso, ma nella ricetta che abbiamo cercato per mezzo chilo di riso ci andavano 7 cucchiai di aceto di mele, 4 cucchiaini di sale e 4 cucchiaini di zucchero. Via. Un pezzettino di riso. Hai mangiato la frittella col cioccolato? Era buona? Si prende. Via. Fai vedere le mani. Le mani? Ma che belle manine. Ho iniziato la preparazione con questi con questa formina. Dentro sono andata a mischiare per il ripieno tonno e formaggio la prima volta e poi tonno e maionese la seconda. E praticamente sono molto comodi. Si mette sotto un po' di riso, poi si va a mettere il ripieno e poi si chiude con dell'altro riso. Poi si schiaccia con il pezzettino piccolo, come vedete in queste immagini, prima con le mani, poi si schiaccia col pezzettino e poi si gira e c'è proprio un pezzo della formina che praticamente dondola, che aiuta a tirar fuori la polpetta di riso ripiena, stavo dicendo. E poi sono andata a mettere un pezzettino d'alga, proprio come si vede nei cartoni animati, fatta questa polpetta, e sono piaciute a tutti, erano buonissime. E comunque è una cosa che possono fare anche i bambini, quindi così, in modo che così ci si può far aiutare. Ma adesso vedrete i bambini che cosa sono andati a fare. Sabrina, con l'aiuto di Luca e di Giada e poi anche del papà, è andata a fare quelle polpette di riso che sopra hanno il pezzettino di pesce. E abbiamo comprato appunto anche quella formina. Praticamente si va a mettere il riso lì, poi si schiaccia con l'altra parte, si schiaccia bene prima con le mani, poi con quella col coperchio, diciamo, poi si sformano e poi si mette sopra il pesce. Ne ha fatti poi anche altri ripieni, hanno poi inventato, hanno fatto cose. E anche questo qua, appunto, come vi dicevo, è semplice e quindi ci si può far aiutare dai bambini. Mentre magari i grandi fanno i roll, i bambini possono divertirsi a fare queste polpettine. Ogni tanto, come si vede, arrivava in soccorso anche la zia, che poi ci ha aiutato anche a fare, cioè ha aiutato me a fare i roll, e lo vedrete tra un po'.
tutto in videochiamata con la mamma che da casa stava preparando, stava pulendo i funghi per la cena per lei, Luisa e Luca. In realtà, se proprio andate a vedere, mamma mia, è poco. 1, 2, 3.